La pianta del pimento, nome scientifico, Pimenta dioica, è un sempreverde molto longevo. Può vivere anche per 100 anni e più. È di origine giamaicana, ed appartiene alla famiglia delle Myrtaceae. Dai frutti essiccati di questa pianta, si ottiene il pimento, una spezia, in possesso di alcune proprietà benefiche. La pianta fiorisce dalla primavera all'estate, con piccoli fiori di colore bianco, che in seguito si trasformano in bacche. Quest'ultime, per la preparazione del pimento, vengono raccolte quando sono ancora verdi, e fatte essiccare. Una volta essiccate, dalle bacche vengono estratti i semi marroni, che verranno poi venduti come spezia, sotto forma di grano, o in polvere. L'odore pungente, ed aromatico allo stesso tempo, ricorda quello del pepe. Contiene l'8,4% di acqua, il 21% di fibre alimentari, il 4,6% di ceneri, il 6,1% di proteine e l'8,7% di grassi. I minerali, calcio, magnesio, potassio, sodio, fosforo, rame, manganese, zinco, ferro e selenio. Le vitamine, vitamina A, le vitamine B1, B2, B3, B6 e la vitamina C. Contiene beta-carotene. In 100 g di pimento, troviamo 61 mg di fitosteroli. 100 g di pimento, hanno 263 kcal. Il pimento, ha proprietà digestive, e contribuisce ad alleviare i gonfiori, causati dalla formazione di gas nell'intestino, e nello stomaco. Questo grazie al buon contenuto di eugenolo. Un principio attivo, presente nell'olio essenziale. L'eugenolo, ha anche altre proprietà. È antisettico, anestetico, disinfettante, e antinfiammatorio. In alcuni casi, si usa per curare anche il mal di denti. È un vasodilatatore, aumenta il flusso sanguigno, ed ha proprietà riscaldanti. Per questo motivo, il suo olio essenziale, viene spesso utilizzato, per bagni riscaldanti. Un infuso preparato con i suoi grani, apporta benefici, in caso di infezioni delle vie respiratorie. Il suo olio essenziale, se applicato localmente, ha proprietà anestetiche. Non influisce sul sistema nervoso, e può essere utilizzato, per lenire il dolore delle punture di insetto, mal di testa, contusioni, eccetera. Stimola la crescita, e la formazione di nuove cellule nell'organismo. Stimola inoltre la digestione e la circolazione, con benefici generali, sui più importanti organi vitali. Ha un buon contenuto di composti antiossidanti, la cui attività, è in grado di contrastare i radicali liberi. Diversi i benefici per la salute. Dalla prevenzione dell'invecchiamento precoce, e di alcuni tipi di tumore, fino alla prevenzione di alcune malattie degenerative. Ha proprietà carminative. Il suo utilizzo, è in grado di prevenire la formazione di gas intestinali. E quindi, i problemi di flatulenza. Nei luoghi d'origine, è stato utilizzato da sempre, come rimedio contro la febbre, il raffreddore, il diabete, ed i crampi mestruali. In Italia, come in Europa, è scarsamente utilizzato. Gli inglesi invece lo utilizzano solamente, per la preparazione di qualche salsa. Nei paesi scandinavi, lo utilizzano per dare più sapore ad alcuni piatti. Come per esempio, le torte salate. È invece molto utilizzato, nelle sue zone d'origine. Nei paesi caraibici, ad esempio, viene utilizzato, per cuocere la carne alla griglia. Se usato ad alte concentrazioni, può provocare irritazioni delle mucose, e della pelle. Va quindi utilizzato in piccole dosi, secondo le prescrizioni. Sconsigliato l'uso alle donne in gravidanza. Il suo aroma, ricorda altre spezie, come la cannella, i chiodi di garofano, e la noce moscata. Per questo motivo, nella lingua inglese, è chiamato allspices. È anche noto, con il nome di pepe della Giamaica. In Messico, cresce il pimento grosso, che come dice il nome, ha grani più grandi di quelli giamaicani, ma meno pregiati. Viene anche impiegato, nella preparazione di alcuni liquori, come ad esempio il cartareuse. La Giamaica, è il principale paese produttore di questa spezia.
Altri paesi produttori sono l'Honduras, il Guatemala, il Brasile ed il Messico. Meglio acquistare i grani interi, in quanto mantengono più a lungo le loro proprietà aromatiche. L'olio essenziale viene estratto per distillazione di vapore dalle foglie e dalle bacche. I due oli differiscono uno dall'altro per colore ed aroma. I principali costituenti sono cariopillene, cineolo, eugenolo e filandrene. Circa due secoli fa, grazie sempre alle sue proprietà aromatiche ed antisettiche, veniva utilizzato dai soldati russi, che lo infilavano negli stivali, come deodorante. Pare che tra gli ingredienti utilizzati per l'imbalsamazione dai Maya, vi fosse anche il pimento. Grazie alle sue proprietà leggermente anestetiche ed antinfiammatorie, il pimento viene anche utilizzato per curare le punture d'insetto. Per il suo odore pungente ed aromatico, viene utilizzato in aromaterapia. Mentre in cosmesi si utilizza per la preparazione di profumi. Se il video ti è piaciuto, lascia un mi piace e iscriviti al mio canale.